Buongiorno ragazzi, con questo tutorial vi spiego come utilizzare la scheda che avete ricevuto per entrare nel progetto Programma il futuro di code.org. Questa è la scheda che avete ricevuto, ovviamente non con il mio nome, ma con il vostro nome. Tenete in mano la scheda e fate quello che vi dico io. Andate su code.org, guardate qui in alto, dovete metterlo qui nella barra di ricerca e cliccate su Accedi. A questo punto dovete inserire all'interno di quest'area, guardate dove dice codice classe, il codice che troverete nella vostra scheda. Il codice è questo qui dove dice section code. In questo caso è YRHDVY. Il vostro codice sarà diverso, non sarà lo stesso, ma la procedura è quella che vi vado qui a segnalare. Quando inserite il codice, ponete attenzione all'uso delle maiuscole e le minuscole. Cliccate su Go e siete entrati nella classe. In questo caso, in questa classe ci sono soltanto io, Maria, ma nel vostro caso troverete tutti i vostri nomi. Clicco sul mio, Maria. Quindi vado ad inserire le mie parole segrete. Nella scheda che avete ricevuto troverete le vostre parole segrete, secret words. Nel mio caso è where verb. Anche in questo caso ponete attenzione alle maiuscole e alle minuscole. Acconsente all'utilizzo di un sito web con sede negli Stati Uniti? Clicchiamo sì. E quindi andiamo a segnalare la nostra età. Io faccio finta di essere adolescente come voi perché vi faccio vedere che questo strumento può essere utilizzato anche da ragazzi minori. Come avete visto, cliccando su Prosegui non mi chiede ulteriori autorizzazioni, in quanto questo progetto è un progetto che si rivolge a tutte le fasce d'età, persino all'età prescolare. Qui ci sono i vari passaggi che a questo punto dovrete seguire. Nella prima lezione troverete un video, nella seconda lezione troverete un altro video, nella terza lezione troverete un'attività tradizionale che è possibile svolgere con carta e penna. Le lezioni tecnologiche iniziano dalla quarta. Vi faccio vedere una delle lezioni tecnologiche, che è quella che già conoscete con Angry Birds e che abbiamo già cominciato a guardare durante il nostro primo incontro. Seguendo questa procedura, tutto il vostro percorso sarà tracciato dal sistema e io sarò in grado di monitorare che cosa avete fatto e che cosa no e darvi dei feedback. Alla fine, per chi avrà terminato il progetto, sarà possibile ottenere un attestato che dimostra che il lavoro di programmazione sul progetto code.org Programma il futuro è stato portato a termine con successo. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.